Eccoci qua. Buonasera. Allora, come vi avevo promesso, facciamo due chiacchiere oggi sulla lucidatrice e sulla lucidatura dei pezzi. La parte finale spesso viene un po', secondo me, snobbata, o perlomeno ecco, si pensa che la lucidatura sia tutta uguale. Invece non è vero, esistono tante tipologie di paste, di ruote. E anche la velocità è molto importante. Vedo ora dietro Mirtilla, ma non è morta, eh? È così, dorme sul mio tavolo, ma mi sono accorto ora, scusate. Mirtilla, scema. No, è viva, promesso. Dorme, ma è viva. Bene, allora, dunque, avevo fatto vedere quei quattro coltellini che stavo facendo. Li ho finiti. Diciamo che allora manca solo la lucidatura che faremo ora assieme. Faremo assieme e prima di passare alla lucidatura li ho portati fino a grana 1000, una addirittura grana 2000, perché anche qui dipende molto dalle tipologie dei materiali. Se avete materiali abbastanza duri, potete rimanere anche con una grana un pochino più bassa, tipo una 600, un 800, perché poi con la lucidatura qualche graffio viene tirato via. Se sono materiali delicati, conviene salire fino alla 1500, alla 2000, perché altrimenti la stessa ruota tende a ricreare dei micrografi e quindi non va bene, insomma, ecco tutto qui. Allora, niente, a questo punto io farei così. Ecco, una premessa: la lucidatrice è una delle macchine più bastarde che c'è. Intanto perché si lavora spesso a coltello finito. Io premetto che i coltelli li affilo sempre dopo la lucidatura perché è molto pericolosa. Se ti prende il pezzo, c'è il rischio che te lo tiri anche contro e c'è gente che si è fatta veramente male. Quindi, visto che si usa oltre che per lucidare i manici, principalmente lo uso per quello, ma c'è chi fa le lucidature a specchio e lo usa anche sulle lame, è pericolosa. Qualche volta la uso su coltelli da campo dove vado a fare un'affilatura a una grana abbastanza bassa, tipo una 400. E allora a quel punto lì la bava, invece che toglierla con lo strop di cuoio, viene tolta con la ruota di stracci e con una pasta ultra fine. Comunque, detto questo, quindi attenzione sempre alla lucidatrice perché non sembra, ma è veramente, veramente pericolosa. Detto questo, andiamo a vedere intanto la lucidatrice, poi guardiamo i coltelli. Allora, vediamo se la giro. Bene, diamo un po' di luce. Questa è la lucidatrice che ho io. È una lucidatrice a braccia lunghe o con i bracci lunghi, come si dice in Toscana. Ha un inverter per la velocità, non per la rotazione. La rotazione è sempre in questa direzione. In genere tengo due ruote, una più che altro sull'acciaio e una per i manici. Questa di qua. Quella sull'acciaio è più dura perché gli lascio le cuciture togliendo soltanto l'ultimo giro di cucitura, mentre invece queste qui le lascio più morbide, tolgo più cuciture, addirittura le tolgo tutte completamente a seconda dei materiali, poi si vedranno. E perché di ruote ce ne sono di tanti tipi. Intanto le dimensioni. Ci sono ruote più sottili e ruote più grandi. Dipende, queste qui, per esempio, sottili vengono usate spesso per fare le lucidature tra la guardia e la lama per poter riuscire a entrare nei punti un pochettino più stretti. C'ho una ruota specifica per il damasco o comunque per le lame che vado ad acidare, perché bene o male, un po' del materiale dell'acidatura ci può rimanere e mi sono accorto delle volte che poi quando vado a lucidare delle guardie in ottone o bronzo tende a macchiarsi poi, quindi preferisco separarle e credo che separarle
Paste ce n'è una marea, di tutti i tipi possibili e immaginabili, sia come dimensioni, questa è per esempio un grana grossa, che so, questa è una grana ultra fine, sia per i materiali, queste per esempio sono per metalli non acciaio, quindi bronzo, ottone, argento. Queste per esempio sono paste a base di carnauba che vengono usate invece per i legni. Quindi è per il cuoio. Ne esistono veramente di tanti tipi, sono da provare e capire poi quelle che funzionano meglio. Ognuno poi riesce a trovare quella che è più giusta per sé. Cos'altro dirvi della lucidatrice? Direi più o meno niente di particolare. Ve l'ho già detto, funziona semplicemente con una rotazione. Questa è una ruota sporca, l'ho volutamente lasciata sporca perché vi faccio vedere ora come verrà pulita. Facciamo un bel polverone, ma viene pulita. Molto semplicemente si usa un pezzo di carta vetrata grossa, mentre gira si lascia strisciare, si fa consumare quindi un pochettino di stoffa e viene nuovamente ripulita. Questo per evitare che, in particolare sui manici, tenda a riportare poi lo sporco sul legno e sui pori, e quindi poi non è più bello il legno. Veniamo ai nostri coltellini. Allora, ve li avevo fatti vedere questa mattina. Questo viola, materiale tutto sintetico. Questo è una fibra di carbonio e resina, molto duro come materiale e molto difficile da lucidare perché si graffia e non si lucida. Non so perché. Il materiale è bello, però questo è il problema. Non si riesce a lucidare bene come uno vorrebbe. Un legno, che è la prima volta che uso, un Blackwood si chiama, e vediamo che effetto fa, vediamo un pochettino. E infine una micarta X-Cut. Questa è una micarta praticamente tagliata a 90 gradi, si chiama X-Cut per questo, cioè praticamente normalmente noi vediamo questo effetto qui che si vede sotto lateralmente e le righine praticamente sullo spessore, mentre invece questa qui, essendo tagliata X-cut, è praticamente l'opposto, quindi abbiamo tutte le righettine sulla guancetta lateralmente. Pinze in fibra di carbonio, eccetto questo qua che ce n'è uno in carbonio e uno in alluminio. Si sturberanno ora quando la gente sente parlare di alluminio, ma non ci saranno cariche fotovoltaiche o segate varie che distruggono il coltello, tranquilli, va tutto bene. Niente, poi dopo va bene, dopo ve li scarto, magari se volete ve li faccio anche vedere e vediamo un pochettino. Allora, passiamo intanto a posizionarci alla carteggiatrice. Andiamo alla carteggiatrice, fissiamo il telefono senza farlo cascare, possibilmente. Ci siamo sulla ruota, sì, si vede. Allora, la prima cosa da fare, abbiamo detto, è pulire la ruota. Quindi accendiamo la carteggiatrice. Come vi dicevo, c'è un inverter, quindi come vedete io posso ridurre la velocità. A mio piacimento. O ad alzarla chiaramente. Ora noi la metteremo a una velocità abbastanza alta per pulirla, più che altro per far prima. Niente da fare. Vedete, tutto lo sporco si deposita lo porta via, chiaramente consuma la ruota, Quando vedete che comincia a vedersi il cotone bianco e non è più nero come era in questo punto qui all'inizio, vuol dire che la ruota è pulita. Abbasso un pochino la velocità e per questa ruota diciamo è una semirigida, andrò a fare la micarta, che è un materiale abbastanza duro.
La lama ovviamente è stata protetta prima. La parte davanti delle guancette, questa parte qui, è stata lucidata prima di incollare, perché ora non potrei più riuscire a farlo. Aspettate, accendo un po' più di luce. Così forse si vede meglio, spero. Quindi vi dicevo, questa parte qui davanti è stata lucidata prima. Questa viene sempre lucidata prima. E a questo punto noi andremo a lucidare le nostre guancette. Uso un pochettino di pasta fine. E andiamo, la magia è proprio questa, perché vedrete come cambiano completamente i colori. Non è semplicemente lucidare, ma cambia anche il contrasto e la tonalità del colore. Vedete già la differenza tra la guancetta che si comincia a lucidare. Questa micarta l'avevo portata a grana 1000 prima, tutto a mano. Allora, questa è la guancetta lucidata. Vediamo se riesco con la luce a vederla bene. E questa era come l'altro lato che dobbiamo sempre fare, quindi come era prima. Vedete che differenza di anche proprio di colore, non è soltanto un lucidare e basta, eh. Facciamo anche l'altra guancetta. Rimettiamo un pochino di pasta. Il pezzo dovete sempre tenerlo bello stretto in mano, mai a manina moscia. Ecco qua. Questa è la prima fatta. Micarta da grana 1000, lucidatura. Volendo uno può anche continuare a farla ancora più lucida. A me personalmente troppo lucide non piacciono, eh? E sinceramente tendono poi a scivolare in mano, quindi io mi fermo qui. Questa è la prima. Per quelle altre vado a cambiare la ruota, perché questa è troppo dura. Sarebbe troppo abrasiva e andrebbe a mangiare proprio il materiale del manico, e questo non lo voglio. Quindi metterò una ruota morbida, senza cuciture. Anche
Anche qui diamo una pulita, anche se è abbastanza pulita, però una passatina gliela diamo sempre. Qui vedete viene fuori già bianca, quindi va già bene così. Andiamo a fare una seconda guancetta. Questo legno che è nuovo, anch'io non lo conosco, così vediamo che effetto fa. Si chiama Blackwood, è molto duro, non me l'aspettavo, ma è veramente duro, forse più duro del Desert Ironwood. Allora, per questo uso una pasta un pochettino diversa, è a base di carna uba, questa qui. Vedete che colora leggermente la ruota, non ce n'è bisogno di mettere tantissima. Vediamo che effetto fa. Anche qui facciamo prima una guancetta, così la possiamo confrontare con l'altra non lucidata e vedere come viene. Su materiali tipo il legno state attenti a non spingere in maniera esagerata perché li bruciate e quindi poi cambia il colore e poi state attenti su questo qui, quindi beh, bello da così a così direi che è proprio bello. Tra l'altro c'ha riflessi sia in orizzontale che in verticale questo legno. Molto interessante, almeno a me piace, ecco. Sembra quasi in trasparenza di vedere le righe che ci sono. Bello, bello, bello. Se avete fatto una buona preparazione del materiale, quindi siete andati a una lucidatura già buona a mano, quindi come vi dicevo intorno alla grana 1000, come vedete non c'è bisogno di perderci tanto tempo per fare una lucidatura, Serve proprio per dargli la brillantezza, la lucentezza del colore, ma ecco, in qualche minuto viene fatta, ecco, niente di più, anzi, non vale la pena insisterci più di tanto, eh. Quando vedete che è lucidata, basta, perché sennò andate a modificare anche come si dice, la forma del manico, quindi non è che più lucidata è meglio, Quando è lucidata, basta. Sentite che questa è una ruota morbida e anche dal rumore io non ci sto spingendo tanto, eh. Comunque è bello, sì, mi piace tanto, bello davvero, c'è questo effetto, una figata, bello. Un'altra cosa, per esempio, ho lasciato per ultimo quello nero perché sicuramente tende a macchiare di più e quindi preferisco lasciarlo per ultimo quello nero, se no mi avrebbe macchiato i legni. Questo è una cosa un po' diversa. Allora, questo è un sintetico. Il sintetico ha la caratteristica che per lucidarlo deve essere lucidato a bassissima velocità. Se vado a lucidarlo con questa velocità che ho lucidato il legno, rimane tutto opaco, non prende in brillantezza perché tende a scaldarsi e quando si scalda rimane opaco. Quindi riduco la velocità. Ecco, così, ok. Sempre un pochettino di pasta. Ecco,
e andiamo a lucidare. Anche qui faremo una guancetta, quindi bassa velocità e come vedete ci sfioro appena, non ci vado a spingere forte. Se spingo forte vado a, invece che a renderlo brillante, a farlo diventare opaco. Ecco qua, allora questo è così lucidato e questo era come l'altro lato che ancora deve essere da lucidare. Questa è la differenza dell'effetto. Facciamo anche l'altro lato. Questo è strano forte, eh? Bellissimo, mi piacciono a me queste cose. Una cosa che non vi ho ancora detto, prima che mi dimentichi, ve la dico. Una volta finita la lucidatura, vedete che ci sono delle sbavature di pasta sull'acciaio che quindi verranno pulite. Usate l'alcol, non usate mai l'acetone perché l'acetone, in particolare sui materiali sintetici, porta via la lucidatura e ripartite da capo, praticamente come che non avete lucidato, eh? Quindi l'acetone, io lo uso tanto l'acetone sulle lame, per pulirle, per sgrassarle, però per le lucidature dei manici assolutamente negativo. Bene. E ora facciamo l'ultimo, che è anche questo un sintetico, fat carbon, che è resina verde e fibra di carbonio, nera ovviamente. E questo qui lo stesso andiamo a passarlo a una velocità bassa. Ripuliamo un pochino la nostra ruota. E facciamo anche qui una guancetta.
Ok, controllatela. Questa è la parte che abbiamo lucidato. Vediamo un po' se riesco a farla vedere, così. Ok, e questa è quell'altra opaca che dobbiamo ancora fare. Poi può capitare che durante la lucidatura vi rendete conto che escono fuori dei graffi che non avevate visto, e lì bisogna riprenderla con le grane fini, togliere i graffi e rilucidare successivamente. Capita spesso questo, eh. Anzi, certi coltellini addirittura preferiscono, senza salire tanto con le grane, dargli una prima botta di lucidatura, vedere dove sono i graffi e successivamente, dopo che li hanno tolti, fare la lucidatura definitiva, eh? Anche qui, come vi ho sempre detto, non esiste un metodo unico, ognuno si trova al suo, trova le sue strade. Ok, e questo era il quarto. Allora, andiamo a vedere i coltelli finiti. Datemi un attimo. Riprendiamo il telefonino. Bestia, la polvere che gli ho tirato su. E questa è la polvere che si respira, quindi non è bello, va avviso, non è proprio il massimo le lucidature. Allora, smontiamo le. Sono quattro coltellini che ho fatto, sono di due. Come dicevo, sono da affilare, controfili. Perché siamo già abbastanza affilati. Allora, niente, questo è quanto. Questo è quello che secondo me è giusto fare con la lucidatura. Questo è il bello quando uno arriva in fondo di un lavoro, insomma, riuscire a vedere la brillantezza finale del manico, le lucidature della lama. Insomma, per me è una soddisfazione, ecco, su questo qui. Qui siamo sullo stranissimo andante. Forza Fiorentina, qui davvero, eh. Io non sono un tifoso di calcio, ma capisco che questa è venuta così. E questo è quello che vi dicevo, il fat carbon, che praticamente, come vedete, è resina verde e fibre di carbonio. Tra l'altro durissimo, mi aspettavo fosse più morbido, invece è veramente duro da lavorare. Anche a tagliare è più duro della fibra di carbonio e basta. Quindi pensavo la resina la morbidisse, invece niente. Meglio, meglio così. Coltellini piccolini, tre dita e il quarto dito in appoggio dietro. Bene, buona serata a tutti. Spero che sia stata utile la cosa e ci sentiamo.
Ciao ciao.